C'è nessun ex mafioso e quindi lui ci ha portato una speranza che quando verrà qualche delinquente l'accoglieremo consapevoli che Dio potrà cambiarlo. Quando il Signore manda qualcuno è perché poi arrivano altri e dobbiamo avere questa fiducia che Dio operi. Leggerò nel Vangelo di Marco al capitolo 10 dal versetto 23. Allora Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. E i discepoli sbigottirono alle sue parole. Ma Gesù, prendendo di nuovo la parola, disse loro: guardate che parola usa Gesù, figli. Erano suoi coetanei, ma erano suoi figli, li ha partoriti lui. Figli, quanto è difficile per coloro che confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Ed essi, ancora più stupiti, dicevano fra loro:
E chi dunque può essere salvato? Ma Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse, Gesù li sta guardando in faccia, dritto negli occhi, questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. E Pietro prese a dirgli, ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Allora Gesù rispondendo disse, io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o moglie o figli o poderi per amore mio e dell'Evangelo, che non riceva il centuplo ora, in questo tempo, in case, fratelli, sorelle, madre, figli e poderi, insieme a persecuzioni, e nel secolo a venire la vita eterna. Andate in Romani al capitolo 3. Dal versetto 19. Or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio, perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Ma ora, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti, cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, verso tutti e soprattutto coloro che credono, perché non c'è distinzione, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Lui ha Dio preordinato per fare l'espiazione mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio, per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificatore di colui che ha fede in Cristo Gesù. Amen. Accomodatevi, fratelli. Il piano di Dio è un piano semplice per l'uomo, è un piano semplice per la donna, è un piano semplice per te. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. La scrittura dice tutti, nessuno è esente dal peccato. Peccato in senso come azioni, peccato nel senso di come interiormente nell'uomo c'è l'origine del male. Abbiamo ereditato questo peccato in Adamo e dentro di noi non c'è niente di buono, così dice l'Apostolo Paolo, niente di bene. Se abbiamo una stima di noi stessi, vuol dire che non ci siamo confrontati con Gesù e andiamo controcorrente, siamo contro al flusso di questo mondo che dice la tua autostima, sentiti importante, devi andare avanti sulla competizione. Andiamo contro proprio allo spirito del mondo, perché Dio dice che ogni uomo, ogni carne è zero davanti a Lui. Dice che tutti hanno peccato, che non abbiamo meriti da portare davanti al suo trono, che la nostra giustizia, per quanto siamo stati giusti, è un panno lordato, è sporcizia pura. Ma Dio, sapendo questo, è voluto intervenire a favore nostro, per onore del suo nome, perché un giorno potesse avere in cielo una chiesa. E Lui comincia a rivelarsi agli uomini, a scegliere le donne, gli uomini, a parlare. Ma ha bisogno di, siccome non può venire meno la sua giustizia, e non può scontare, non fa sconti Dio, c'è qualcuno che deve pagare, c'è qualcuno che deve offrire un sacrificio puro, santo, unico, che non è commerciabile, che non è che è distinguibile, che ha un valore assoluto davanti al trono di Dio. Durante l'età si sono sacrificati animali, durante il tempio 1000 animali, Salomone.
e continuavano in questo sacrificio. Ma questi sacrifici erano l'ombra del sacrificio che doveva avvenire sul Calvario, era l'ombra della vita di Gesù Cristo che avrebbe dato per ognuno di noi. E quando si trova a parlare con il ricco, allora Gesù parla ai suoi discepoli. Ora dovete immaginare, e vorrei che voi tutti quanti comprendeste questo, nella nostra mente e nella mente di allora la ricchezza era una benedizione. Quando eri ricco, quando avevi soldi all'epoca, secondo il piano degli ebrei, tu eri stato benedetto da Dio. E allora il Signore deve rompere questo nella mente dei discepoli. Non sono i beni che Lui ti dà la benedizione dell'Eterno. Non è su questo che puoi basare la tua fede o la tua vita. Non è se il Signore ti risponde per un lavoro, per una casa. No! Non è questo il segno. Il segno che tu sei salvato è che Cristo ha cambiato la tua vita. I beni accanto ce l'ha anche Berlusconi, ce l'hanno gli agnelli, ce l'hanno i ricchi, tutti quelli che abitano a Posillipo, a Valvomero, ma non sono salvati. Non è perché uno riceve una risposta, è la garanzia della salvezza. Dio nella sua immensa grazia vuole fare del bene a chiunque, lui è Dio. Ma i salvati, la salvezza è un'altra cosa. Le risposte di Dio non sono da collegare alla vita di Gesù Cristo nella nostra. Altrimenti, il giorno che ci succederà qualcosa, dire: ma come, Signore, allora mettiamo in dubbio la salvezza. Ora, per sfatare questo dalla mente dei discepoli di allora e da quelli di oggi, io certamente posso dire questo, che colui che crede in Dio avrà sempre il pane a tavola, non farà mai mancare il necessario, come ha detto il fratello. E allora doveva liberare i discepoli e forse anche qualcuno qua in mezzo che pensa che nel successo ci sia la benedizione di Dio. Quando disse: quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio, i discepoli sbigottirono, stupirono, dice: ma tu che stai dicendo? Ma cosa dici? Signore, noi ti abbiamo seguito e forse qualcuno di noi ti ha seguito anche per avere un presente, un regalo. Signore, sto in chiesa perché voglio un posto di lavoro, hai sbagliato chiesa, hai sbagliato Signore. È lecito chiedere il lavoro, sì. Ma è lecito fare un ricatto al Signore, pensare che Lui debba benedire la tua vita per forza. La benedizione è Cristo. Amen. La benedizione è la sua vita nella nostra. La benedizione è Lui dentro di noi e basta. Il resto ci sarà sopraggiunto secondo la sua onniscienza. Allora, i discepoli, Pietro, Giacomo, Giovanni, ma tu che stai dicendo? Noi quando non peschiamo stiamo male, pensiamo che Dio non ci ha risposto. Noi quando c'è tempesta abbiamo paura, pensiamo che Dio non ci voglia dare da mangiare. Pensiamo che gli altri ci dicano come sono maledetti. Tanto è vero, vicino al cieco nato, di chi è la colpa? Dei genitori, vogliamo sempre la colpa a qualcuno. La colpa è dei genitori, la colpa è di questo, la colpa è di quello. La colpa non c'è, l'ha presa tutta Gesù Cristo. La cosa che noi dobbiamo fare è redimere. E capire noi stessi, avere dentro di noi, e capire questa grande vita e stimare quello che Lui ha fatto per ognuno di noi. Ora, i discepoli di allora rimasero perplessi, stavano male, sbigottirono, non riuscivano a capire questo messaggio che era controtendenza, e anche oggi sarebbe controtendenza. Ah, il Signore ti ha dato un lavoro, bravo, perché prima non eri benedetto? Fammi capire. Il Signore ti ha dato una fidanzata, il Signore va bene, ma perché prima non lo eri? Il Signore ti ha dato una risposta, ma perché prima non c'avevi Gesù nella tua vita? Ma perché prima era offuscato il tuo desiderio dalla presenza? Cioè la presenza di Dio era offuscata dai tuoi desideri. Voglio questo, voglio quello. Ma perché Dio non risplendeva dentro di te a prescindere dai desideri? Qual era il primo posto? I discepoli dovettero essere liberati
E anche noi dobbiamo essere liberati. Signore, mi rispondi, ma mi rispondi, tu sei con me. Signore, mi dai o non mi dai quella cosa, tu sei con me. Signore, come sarà, sarà, ma tu sarai con me a prescindere. A prescindere. A prescindere, non vengo qua per avere le tue risposte, vengo qua perché tu mi hai amato per primo, perché nessuno mi ama e mi amerà come te. Signore, mi devi cambiare mio marito, io cambio prima te, faccio prima a cambiare te che me lo chiedi, tanto tuo marito non sente. Allora Gesù insiste, li chiama figli per dire come un padre parla a un figlio, in un atto di gentile sottomissione, non sua, loro, figli. Quanto è difficile per coloro che confidano le ricchezze, quanto è difficile per coloro che confidano in altre cose, non in me. Allora i discepoli ancora di più, perché Gesù sottolineò, non è che aveva detto una frase così tanto per dire, ma sottolineò ed essi ancora più stupiti e cominciarono a parlare Pietro vicino a Giovanni, a Giacomo, dice ma allora chi dunque può essere salvato qua, se anche neanche i ricchi vengono salvati, il problema è grosso, perché loro avevano la mente che la salvezza fosse sulle cose che tu hai, sulle risposte che hai. Allora Gesù guardò dritto, guardò fissando negli occhi, per quanto riguarda gli uomini è impossibile, non solo i ricchi, i poveri, tu non ti puoi salvare da solo, tu non ti puoi salvare da sola, la tua presunzione, la tua bravura, il tuo modo di parlare, il tuo essere compito, perfetto, perfetta in casa, non ti salverà. A Dio appartiene la salvezza e a Lui devi gridare per avere pietà e a mettere a posto la tua vita. Dio non benedirà mai chi vuole andare a Lui con proprio peccato. Illuditi, Dio non approverà mai il peccato, mai. Perché il peccato è costato la vita di Gesù Cristo. Lo capite? Non può contrabbandare. No, è costato la vita a mio figlio. Tu vieni a me di fare sconto a te. Io non ti faccio sconto di niente perché Cristo, mio figlio, è morto per quello che tu hai fatto. Allora, Pietro, questo grandissimo uomo di Dio, apostolo, che dobbiamo stimare e mai adorare, ma stimare come servo, come colonna, come testimone della grazia di Dio, perché ogni tanto parla ed è bello che parli, è bello che parli perché ci fa conoscere il cuore di Gesù. E allora dice, Signore, ma io ho lasciato tutto, io non tengo più niente, io ho lasciato moglie e figlio per seguire te. Signore, come faremo se anche noi che abbiamo lasciato non abbiamo speranza? Signore, allora Gesù doveva far capire che non è per quello che tu hai lasciato, ma per quello che io sono. Non ha importanza quello che lasci, è importante il motivo per cui lasci, è il motivo. Ci sono persone che quello che lasciano e che quello che fanno lo dicono sempre. È come una mamma che aiuta il figlio e dice sempre t'aiuto, t'aiuto, t'aiuto. Che tristezza! Se io dicessi sempre ai miei figli, ma io t'aiuto, t'aiuto, t'aiuto. Che tristezza! Che tristezza! Allora, Pietro, nella sua semplicità, ingenuità, nella sua profondità anche, voleva sapere la verità, amava la verità, voleva conoscere il piano di Dio. E allora dice, noi abbiamo lasciato. Allora Gesù dice che ha lasciato per amore mio e dell'Evangelo. Che ha lasciato
lasciato, chi ha superato ogni affetto per amore mio e dell'Evangelo, io gli darò 100 volte tanto. Se tu mi metti al primo posto, io ti darò 100 volte tanto. E tu non puoi barattare con me, perché io so se mi metti al primo posto. Dio sa se tu metti il suo figlio al primo posto. Dio lo sa. Tu puoi dire a me, l'ho messo al primo posto, puoi alzare la mano, puoi venire avanti, ma non è una preghiera che ti cambierà la vita, è la vita di Cristo in te che cambia. Non basta la preghiera della salvezza, è la vita della salvezza che certifica la nostra salvezza. Allora, fratelli e sorelle, Gesù gli fa una promessa. Prima dice che è impossibile, poi dice che darà il cielo. Ma questo Signore quanto è grande. Prima mette a capo ogni nostra vanità. Tu non puoi fare niente da solo, sono io che agisco in te. Poi sono io che te lo do e noi dobbiamo dire solo grazie. Eliminare ogni superbia, ogni falsa umiltà, ogni pretesa davanti a Lui. E prostrarci davanti a Lui, a implorare salvezza, a implorare grazia. A noi ci spetta sottometterci a Dio. A noi conviene sottometterci a Dio, a noi conviene gridare a Dio, l'uomo, perché noi dentro di noi siamo marci e subito ci insuperbiamo, qualcuno ci fa un complimento, ci sentiamo importanti. Noi dobbiamo stare sempre sotto la croce del Signore. Ah, ci spetta, perché la nostra carne è come un orto selvatico, appena è lasciato in curia diventa tutta una selva. A noi spetta questo. Spetta a gridare a Dio, fa bene alla nostra, ci umilia, e il Signore lo sa che noi ne abbiamo bisogno. Allora, ora aggiunge una cosa e qui termino, perché con questo spirito che ci avviciniamo alla Santa Cena, con uno spirito di ubbidienza, di santificazione, di rinuncia a noi stessi e di gratificazione e di grazia e di ringraziamento a Dio, con uno spirito di voler lasciare le cose e di voler essere graziati da Dio. Non si può avere due vite davanti al Signore. Non possiamo essere Dr. Jekyll e Mr. Hyde. O siamo cristiani o non lo siamo. E se fuori non lo siamo, neanche in chiesa lo siamo. Lo capite, fratelli? È più fuori che si è cristiani che in chiesa, sono tutti cristiani. Io sto parlando a voi presenti, io non parlo mai agli assenti. Sto parlando a te. Sto parlando a te e non sto parlando a quella a fianco a te. Poi ti fa una promessa e questa è la parola di Dio. Io ti darò 100, che non riceva il centuplo ora, in questo tempo, in case, fratelli, sorelle, madre, figli e poteri. E poi aggiunge una cosa che nessuno mai vorrebbe, insieme a persecuzioni. Ora non pensare tu di essere perseguitato, pensa quando tu perseguiti, pensa quando tu perseguiti, quando martelli, quando parli, quando ti lamenti, quando non fai niente, quando fai questo, perché è facile per sentirsi perseguitati, la vittima si mette, io sono perseguitato, sono un povero martello. Andate a chiedere chi fa così, a me nessuno mi capisce, sei solo una vittima che non serve a niente. Gesù non determina il vittimismo, ma ti fa vincitore. Lo sa, lui te l'ha detto, ti ha detto insieme a persecuzioni. E lascia che gli altri perseguitano, ma tu non perseguitare. Non essere odioso con le tue critiche. Lascia stare, innamorati di Gesù Cristo. Amen. E cammina come piace a Lui. Amen. Fratelli e sorelle, io ho il cuore rotto questa mattina. Amo il Signore, voi mi vedete non tanto spesso, meno male, ma perché il mio desiderio, pure per me stesso, non parlo solo a voi, io quando predico, predico a me stesso innanzitutto, è quello di stare più vicini a Dio, di superare, di evitare, di vincere ogni peccato nel nome di Gesù e di fare del Signore Gesù la ricchezza, la bellezza della nostra vita. Lavoro in ferrovia da anni, lavoro... Sì, Signore mi ha aiutato in tutto, mi ha fatto Lui, ma
ma so che Gesù è il primo. Amen. So che Gesù è il primo. Gesù è il primo. Amo mia moglie, l'ho amata da sempre, ma so che Gesù è il primo. Amo i miei figli, ma so che Gesù è il primo. Perché se non avessi Gesù non potrei amare, non starei bene, starei male al lavoro, starei male con mia moglie, la manderei a quel paese, direi ai miei figli che ci danno solo problemi, non vedete. Ed è questo che voglio fotografare, presentarvi a voi. E con questo spirito prendervi la Santa Cena. Non vi indurite, non pensate, tanto non cambierà. Se prendi la cena, la Santa Cena con questo spirito, Dio giudicherà la tua vita. Ma se prendi, Signore, cambia, Signore, sarai tu al primo posto, accetto la tua volontà, solo allora vedrai la sua benedizione sorgere come l'aurora della tua vita. Alziamoci in piedi. Questo è il piano di Dio. Tutti hanno peccato e abbiamo bisogno di Lui. Abramo ha peccato, Mosè ha peccato, Pietro ha peccato, Paolo ha peccato, Maria ha peccato, tutti hanno peccato. Tutti, uno solo non ha mai peccato, Gesù Cristo, e lui è